Ciao a tutti orchetti, sono Orco Verde, siamo pronti per devastare tutti su Fortnite. Prima di iniziare però vi invito tutti quanti a seguirmi su Instagram e sulla pagina Facebook, trovate tutti i link in descrizione. Ragazzuoli, dove ci tuffiamo? Io direi di andare a Parco Pacifico. Ce ne andiamo lì? Che dite? Ma sì, va, andiamosene a Parco Pacifico, che sicuramente pacifico non sarà, però vedremo. Tuffiamoci, raga. Sto utilizzando per questo video la skin del Cavaliere Rosso, che è davvero molto bella. Dai, dai, dai. Speriamo che ci sia qualcuno, così facciamo subito le kill, subito qualche kill. No, perché se Parco Pacifico è vuoto sarebbe incredibile. Al momento non mi sembra di vedere nessuno che si sta dirigendo a Parco Pacifico. Non lo so, raga. Allora, dobbiamo andare in questa casa perché non riesco a atterrare più avanti. Allora, buono, gli scudini e l'M4 verde. Allora, arriviamo a 50 di scudo, bevendo due scudini. Munizioni, grazie mille. Un bel fucile a pompa, colpo singolo, molto molto bene. Così, a posto. Raga, non sto a vedere nessuno, sinceramente. Qua c'è una cassa. Raga, ditemi che non è vuota la città. Dai, eh. Buono anche il medikit. Anche lo scudo 50. Minchia, raga, mi sta dando veramente un sacco di roba buona, eh. Così abbiamo 100 di vita, 100 di scudo. C'è un'altra cassa. C'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno. A merda. Sei sceso, eh? Bravo così, bravo, bravo. Aveva pure il medikit, raga. Buono così, vabbè. Cioè, raga, mi sta dando vita, scudi, mi sta dando anche queste qui che riempiono tutto, cioè, mi stanno a dare praticamente un sacco di vita. Ti ringrazio perché ti ringrazio, però ho bisogno anche di armi, magari armi come lo Scar, un bel lanciarazzi, non mi dispiacerebbe, sai. Qua ci sono le granate a impulsi, ce le pigliamo. Le nuove granate. Ci sarà ancora qualcun altro qua a Parco Pacifico? Chi lo sa? Ok, dentro non c'è un tubazzo di niente. Qua dentro manco è stato lottato, sicuramente. E invece sì, raga. È stato lottato, sapete perché? Mancano le munizioni. Ora quello che se l'è prese, quello che ha ammazzato prima, oppure c'è qualcun altro, che è molto probabile. Una pozione scura da 50, buona. Così arriviamo a 100 di scudo. C'è anche una cassa sopra, eh.
La cassa è lì. Ammazza, oh, che schifo. Vediamo un po' che cosa troviamo in quella cassa. Niente di che, anzi, facciamo così. Le granate impulsi sono utili se sei sopra una montagna, zone alte per far volare i nemici. Sinceramente ora preferisco tenermi queste che esplodono. Qua dentro, raga, c'è la cassa, non è stato lottato, sicuro. C'è una cassa qua, ah, due casse, buono. Altre granate impulsi e la balestra, lasciamole lì. Ci pigliamo le munizioni. Ce ne andiamo qua su, che c'è la cassa. Ok, cazzarola, raga, la minigun viona. Allora, gli scudini me li devo per forza prendere. Gli scudini sono molto importanti. La minigun magari mi capita dopo. Raga, c'è un'altra cassa. Cioè, tre casse in una casa. Buono, buono, raga. Il problema è che non mi sta dando niente. Il problema è questo. Tre casse in una casa è buono. Ma ciò che mi dà un po' meno. Però, accontentiamoci delle munizioni. Comunque, non sono messo male. Direi che ho parecchia vita. Due medikit, tre shield. Poi la caraffa e ho anche 100 di vita e 100 di scudo. E sinceramente le armi, fucile a pompa verde a colpo singolo e l'M4 verde, sono due armi molto buone. Altre granate, lasciamole lì. Niente, raga, non c'è più nessuno qua a Parco Pacifico. Andiamo verso la safe. Siamo rimasti in 18, eh? 18, 18, 18. Là ci potrebbe essere qualcuno. E infatti, eccolo là. Cazzo dei salti. Andiamo, andiamo a cazzo duro. A pezzo di merda. Mi voleva fare ballare, però io l'ho fatto fuori. Allora, qua ci sono altri shield, molto molto bene. Qua c'è roba, munizioni. Ok,
Lì a Pinnacoli sicuramente ci sarà qualcuno. Però rechiamoci verso la safe. Più che altro stiamo attenti che nessuno esca da Pinnacoli per andare in safe e viene dietro di me e mi spara. La safe è qua vicina, quindi penso che non mi provoca nessun danno. Questo posto, raga, non mi piace. Questo posto, sinceramente, vicino al lago, non mi piace per niente. Ma poppo poppo per niente. Raga, ho compagnia, eh. Devi morire, eh? Abbattuto. C'è pure l'altro. E dai, se muori pure tu. E dai. Dai, veloce, andiamoci a prendere il loot e poi andiamo in safe. C'è qualcosa di leggendario. Speriamo che sia un lanciarazzi. E lo Scar. Fucile d'assalto, Scar. Buono, vediamo qua. È la minigun, la minigun, vabbè. La minigun non la prendo. Vabbè. Alla fine mi ha tolto 6 di vita, sti cazzi, raga. Siamo rimasti in 10, eh. Siamo rimasti in 10. Ora è 9. Dai, ce la possiamo fare. Più che altro devo stare attento sopra le montagne. Sento sparare col lanciagranate. Allora, là si stanno ammazzando. Si stanno fightando tra di loro. Ah, l'ho colpito, eh. Un po' di vita ce l'ho tolta, però facciamoci i cazzi nostri che è meglio. Andiamo verso la safe. Lì c'è un airdrop. Ustia. C'è uno là che è al cecchino, stiamo attenti. Ok, sento cecchinare, eh. Non mi ha sparato a me, però c'è qualcuno dietro. No, qua attenzione. Scendiamo da questa parte. Mi dispiace per l'airdrop. Stiamo attenti in queste case, fucile a pompa in mano perché ci sono dei camperoni che si camperano qua dentro queste casette, soprattutto in safe. E magari con qualche trappola, quindi stiamo attenti, si sa mai. Comunque non c'è nessuno. Direi di farci un bel fortino qua sopra, che ne dite? Che sono anche una bella posizione, eh? Facciamocelo più alto. Aia, lanciarazzi, via 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 via.
No, ma siamo seri. Non è riuscito manco a beccarmi il fortino con lanciarazzi, dai. No, aspettate, cazzarola, siamo fuori safe. Siamo fuori safe, non me ne ero manco accorto. Vabbè, dai, sti cazzi, andiamocene qua giù e vaffanculo. Andiamo lì dentro, dai, andiamo lì dentro quella casetta, a quel ristorante. Sicuramente ci sarà camperato qualcuno. Già me lo aspetto. Fucile a pompa in mano. Infatti, raga, sento camminare. Qua sopra. Qua sopra c'è qualcuno. Sentivo camminare anche uno fuori, se non sbaglio, eh. Mi piace un casino quella trappola che ha piazzato, quindi stiamo attenti. Non vieni tu? Allora te vengo a pigliare io. Quello lì si è messo fucile a pompa. Oh, non moriva, eh. Anche lui aveva tanta vita, sicuramente perché non è mica morto con due colpi, l'ho colpito due volte. L'importante è che è morto. Dai, beviamoci sta caraffa. Perfetto, così siamo tornati a 100 di vita, 100 di scudo. Ora ho anche uno slot libero, ci prendiamo il coso per lanciarsi. Oh, c'è la trappola, eh. Il cecchino, raga, è molto buono. Poi quello lì, bolt action a colpo singolo, azzurro che è ancora meglio. Ok. Raga, andiamo in safe, stiamo attenti. C'è quello lì in alto che cecchina, stiamo attenti. Ok, ho paura che ci sia qualcuno qua sopra, spero di no perché io me ne vado tranquillo in safe. E se quello scende da dietro e mi spara, so cazzi amari. Eccola, m'ha già sparato col cecchino quello lì. Avezzo de merda. Minchia. Eh no, pure lanciarazzi, mamma mia, ci mette pure questo. Forse era quello di prima. Forse era quello che mi ha mancato prima con lanciarazzi. Molto probabilmente, eh. È anche messo meglio di me perché lui è in alto, ha pure il fortino là in alto. Però non penso che sia in safe, quindi penso che dovrà scendere per forza. Bravo, tu intanto spara col lanciarazzi a quello. Intanto noi ce ne andiamo di qua. Minchia, raga, mi sta ancora cecchinando. Ce n'è anche uno lì, nel fortino davanti a me. Fatto tutto d'acciaio. Perfetto, siamo rimasti in tre, raga. Dai, dai, dai. Siamo rimasti in tre. Quello lì è bastardo con lanciarazzi, mi ha sparato uno con la balestra, dov'è? Raga, mi stanno arrivando dei colpi di balestra, le frecce. Raga, da dove cazzo mi ha sparato? Dietro, dietro! A pezzo di merda, eccolo là! Eccolo là, sto bastardo con la balestra! Pezzo di merda! Ma come ti permetti? Io sono in safe. Dovrei fare il fortino più in alto, lo so, raga. Quello si è pigliato pure l'airdrop.
E vattene a fanculo, raga. 1v1, dai. Sono contro quello che ha lanciarazzi, eh. Tu sei un pezzo di merda. E l'avevo capito. E dai però, muori cazzarola! Questo è tosto, eh! È tosto ma fino a un certo punto, di mortacci sua. E dai, cazzarola! Sinceramente non pensavo di farcela affrontarlo davanti, perché avendo il lanciarazzi lui poteva crearmi problemi. Però fortunatamente, raga, Orco Verde non è nabbo. Raga, GG per noi ancora una volta. Ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, bombardate questo video di pollice in su, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video. Seguitemi su Instagram e sulla pagina Facebook, trovate tutti i link nella descrizione. E da Orco Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!